Intanto complimenti per questo film che è un ritorno in tutti i sensi e anche Aldo, Giovanni e Giacomo non fanno mistero della caduta che un po' l'Europa Park è stata anni fa. Quindi mi domandavo come vi siete ritrovati dopo tanti anni alla scrittura e poi nella direzione di questo film, come hai ritrovato loro e com'è stato di mettervi in carreggiata anche dopo una caduta come quella che hanno passato cinematograficamente qualche anno fa? Credo, partendo proprio da lì, nel senso che una cosa che penso sia da un lato inevitabile, oltre che conveniente fare, e poi che mi piace fare, è quella di partire dalla realtà. E allora se c'è un dolore, se c'è, tu hai parlato di caduta, io non so come l'abbiano vissuta perché io non c'ero, quindi non. Però io ho avuto le mie, cioè ognuno sa che cosa vuol dire, no? E sono partito da lì, da quello. È un bel punto di partenza per una storia, credo. E poi io però avevo la grande fortuna di sapere anche che cos'era prima, averla vissuta in prima persona e molto da vicino, e quindi avevo anche un punto d'arrivo, perché avevo voglia di raccontare una storia che partisse da un punto, chiamiamolo, di dolore basso. E arrivasse da dove siamo partiti in qualche modo, almeno per quanto riguarda così il sentimento di stare insieme. Però gli anni sono cambiati e infatti abbiamo raccontato una storia che non scansa le cose della vita di quando si diventa più grandi, che sono i dolori e le preoccupazioni della famiglia, che sono le cose che tutti conosciamo e l'abbiamo affrontato, spero di averlo fatto con la leggerezza e anche un po' di divertimento, che è un po' quello che rende speciali, se ci si riesce, queste storie. E tu hai parlato infatti di un percorso che voi avete fatto anche prima, in precedenza, negli anni passati, percorso che soprattutto nella seconda parte di film in qualche maniera torna e con alcune citazioni molto belle che sicuramente faranno tanto piacere. Non voglio soffermarmi tanto sulle citazioni, ma su come siete riusciti a integrarle comunque a livello di una storia che poi funziona anche di per sé, nel senso, quanto timore avevate che queste magari citazioni potessero un po' pesare nell'economia della sceneggiatura e quindi come le avete trattate? Ma io seguo sempre una stella polare che ti fa sbagliare anche ovviamente, ma che è quella del tuo sentimento. Se tu senti che quella cosa non è di troppo, che non è stucchevole, che non è forzata, che non è una paraculata, ma è una cosa che senti di avere voglia di fare, falla. E l'abbiamo fatto perché era proprio il segnale di come se si stesse, non so, scongelando qualcosa, no? Allora le cose cominciano a sciogliersi e tu le vedi anche con delle piccole riferimenti, ce ne sono tantissimi anche un po' nascosti dei film del passato, perché per me significa stiamo cercando di ritrovare quello spirito là. E allora l'abbiamo fatto in quest'ottica. Spero che non diano fastidio, non mi sembra. No, assolutamente E lo no. facevamo anche in passato, non con noi, perché non potevamo citare noi stessi, ci mancherebbe altro, non avendo fatto neanche un film. Ed è l'ultima volta che lo faremo e che lo farò sicuramente in questo film. Però citavamo i film che amavamo e con lo stesso spirito. Quando ci stava e quando significava qualcosa, allora ci stava bene. Se no, era meglio evitare. Abbiamo usato questo sistema stupido. No, non è stupido, anzi, è stato molto efficace. E molto efficaci sono anche le canzoni, anche la colonna sonora che di Bruno Lisa, sei detto che tu scegli ogni volta, diciamo, il tuo cantante preferito del decennio, Sì. in questa ottica, e hai anche raccontato che è stato in qualche maniera importante nel processo anche di elaborazione di questa storia. Quindi, quanto riuscire a lavorare con un artista del genere già da prima ha in qualche modo condizionato anche un po' la scrittura, quanto le melodie di questo film, che nascevano già comunque in contemporanea, hanno poi indirizzato il film. È difficile rispondere. Nella scrittura non tanto, perché poi l'incontro con Dario Brunori è stato subito dopo avere finito la sceneggiatura. Io pensavo a lui quando pensavo alla sua musica mentre scrivevamo. Perché io trovo che la sua musica sia perfetta per questo film e in generale per le cose che piace a me fare. È una sintonia, diciamo, tra me, il mio ritmo interiore e la sua musica, che trovo molto, insomma, quasi perfetto. Parlo per me, è una mia sensazione. E Certo, quindi, anche per lui.
Non lo so, penso che si sia trovato bene con queste immagini, nel senso che sono adatte alla, sicuramente alla sua musica, però parte da una mia passione per lui e da una mia passione per quella musica. E durante, poi è successa una cosa molto bella, che lui, perché è veramente di una generosità che io non ho mai trovato prima, anche Samuele Bersani è estremamente generoso, è un'altra persona molto bella da frequentare. Mi mandava, perché intanto stava facendo un album, è stata un'estate fantastica, continuava a bombardarmi di canzoni, una più bella dell'altra, su WhatsApp, mi manda, senti questa, era bellissima, bellissima, mi facevo sentire mia moglie, solo a lei, perché non si potevano far sentire, ce l'ascoltavamo in macchina, ma una, due, tre, quattro, cinque, incredibile, per cui sicuramente poi quella musica lì che io ascoltavo, ma come uno ascolta la musica che gli piace, ha in qualche modo sicuramente ispirato qualcosa e ha influenzato. Di sicuro mi sono molto divertito, è stato un privilegio. Grazie mille. Grazie a te.